Prosegue alacremente il progetto Credevo fosse amore, una iniziativa ideata dalla consigliera di parità della provincia di Taranto, l'avvocato Gina Lupo. Un progetto che è nato a Taranto e che poi sta conseguendo un grosso successo nella realtà della provincia ionica. Molte scuole appunto del Tarantino vogliono partecipare a questo progetto, a questa, io dico, battaglia educativa e preventiva. Molto importante qui al liceo Moscati di Grottaglie, lo strumento del questionario, un questionario per mappare diciamo le tendenze, forse anche le aspettative dei più giovani, dei discenti, degli alunni. E allora, avvocato Lupo, uno sforzo non semplice, però sorretto dall'entusiasmo anche e soprattutto dei dirigenti scolastici. Sì, io sono veramente orgogliosa. Devo dire che questa è un'idea che era partita un po' in sordina. Mi ero confrontata col dottor Giuseppe Carli, che è uno psicologo, psicoterapeuta con cui lavoro da tanti anni. Volevo dare un'impronta un po' diversa, per una volta tanto non parlare solo tra istituzioni e tra esperti, tra virgolette, ma far parlare i ragazzi. Come far parlare i ragazzi? Abbiamo pensato e abbiamo ideato questa formula, somministrando loro un questionario anonimo che ci permettesse di comprendere come vedono i ragazzi la violenza, come la vivono, quali sono i fenomeni in cui entrano in contatto e soprattutto, Luigi, a chi si rivolgono per chiedere aiuto, perché sia dal mondo giovanile che parta un'idea per essere aiutati, perché io sono fondamentalmente convinta che la parità di genere è alla base anche della violenza familiare ed extrafamiliare. Io penso che queste ragazzine di 14 anni, che è il primo innamoramento, pensano che sia normale, come attenzione amorosa da parte del loro fidanzatino, avere manifestazioni di violenza, subire manifestazioni di controllo del telefonino, del loro abbigliamento, siano forse già predestinate ad essere vittime un domani di femminicidio, e viceversa questi ragazzini che così giovani ritengono normale usare violenza nei confronti delle loro coetanee, che non hanno rispetto delle loro amiche, abbiano qualche problema a monte. Per cui io faccio questo e sono felice che dalla provincia, adesso è Grottaglie ma tra poco ci sarà anche Massafra, quello che doveva essere un esperimento riconducibile solo alla città di Taranto si è allargato e ci permetterà di analizzare i dati di ben 3 città, oltre Taranto, Massafra e Grottaglie. Dopodiché i dati saranno elaborati da queste 3 scuole e li svilupperemo per poi magari pubblicarle. Il ruolo fondamentale delle istituzioni nella formazione e nella prevenzione, ma c'è un'istituzione, io dico, prioritaria, assoluta, che è quella, indubbiamente, quella interna, quella della famiglia, però poi ovviamente anche le istituzioni propriamente dette, nello specifico il suo ruolo e il suo ufficio di consigliera di parità della provincia, il ruolo delle scuole, le istituzioni che devono formare e vigilare sui più piccoli, sugli studenti, su quelli che dovranno essere, quelli che dovranno rappresentare i futuri uomini. E quindi questo questionario è davvero un primo screening. È fondamentale, il ruolo della scuola è fondamentale, è necessario, come è fondamentale, è necessario, imprescindibile la relazione di rete tra le istituzioni. Cioè, io sono consigliera di parità, tu lo sai molto bene, della provincia, ebbene io intendo mettermi al lavoro, mi sono rimboccata le maniche, sono andata io nelle scuole a presentare il progetto, a parlare con i ragazzi, perché di lì dobbiamo cominciare. Ma guarda, Luigi, lo dico senza problemi, già questa fascia d'età, 17, 14, 17 anni, è già un'età che, se vogliamo, un po' a rischio. C'è un'età in cui ci segnalano l'aumento delle denunce, proprio dell'uso della violenza, i casi di cronaca, te lo ricorderai, la giovane Noemi uccisa, assassata dal fidanzato, proprio in Puglia, se ce lo ricordiamo tutti quanti. Ora, la famiglia spesso delega la scuola, la scuola fa quello che può, ma è importante che tutte le istituzioni siano in rete e si devono fare tutti quanti. Io sono felice che delle scuole della provincia abbiano chiesto di partecipare a questo progetto, che, ti ripeto, ci ha permesso sì di slittare poi a settembre nell'elaborazione dei dati, ma è fondamentale
perché potremo anche vedere come la violenza tra giovanissimi viene vissuta nella città e in provincia. Quindi ho ritenuto con orgoglio di allargarlo questo progetto, di elaborare i dati subito dopo l'estate per dare il mio contributo. Prossimo appuntamento Massafra. Prossimo appuntamento a Massafra, lo stiamo elaborando, siamo proprio nello sprint finale, mi auguro di finire prima della chiusura delle scuole, in maniera tale che a settembre potremo già avere tutti i questionari. Si tratta di 200 studenti, ragazzini e ragazzine di questa fascia di età per ogni scuola, quindi ben 600 ragazzi che verranno adoperati un pochino come test per noi istituzioni per farli parlare. Con il supporto ovviamente di specialisti della materia, gli esperti di psicologia e quant'altro. Assolutamente, Luigi, tu mi conosci, sai quanto io credo alla rete, io credo alla collaborazione, a me piace da morire lavorare in team, io guardo l'aspetto giuridico, guardo l'aspetto sicuramente legale, ma è fondamentale per me rapportarmi esperti come Giuseppe Cali, psicologo e psicoterapeuta, il dottor Romeo, sono stati giudici del Tribunale per i minori, quindi hanno un'esperienza sul campo notevole ed è fondamentale che ognuno faccia il suo. Ecco, loro guarderanno, oggi spiegheranno ai ragazzi gli effetti di vivere, respirare un'atmosfera di violenza familiare. Un ragazzino che vede il padre svalutare la madre, che la vede umiliare, è un ragazzino che porterà a svalutare e umiliare le compagne di scuola. Viceversa, una ragazzina che vede la madre che non reagisce alle violenze dell'uomo di casa, sarà una ragazzina che riterrà normale subire questo stesso comportamento anche dal fidanzatino. In questo caso, anche proprio come forma di intervento immediato, il ruolo degli inquirenti, delle forze di polizia, perché poi bisogna in certi casi proprio sradicare l'evento proprio maligno, diciamo, quello immediato, poi ovviamente bonificare, tra virgolette, così i resti, io dico i postumi di quella violenza. Le forze di polizia e le autorità fanno il massimo, quando vengono però investite. Spesso questa violenza omertà rimane nascosta, e non parlerei di omertà, rimane proprio nascosta all'interno della famiglia. Da avvocato familiarista so benissimo che una famiglia non è uguale all'altra e la famiglia ti dice la sua verità, ed entrare, togliere il velo all'interno della famiglia non è facile, quindi è difficilissimo venire a conoscenza di questi episodi.